Allora, eccoci arrivati, siamo quasi arrivati in farm dopo un tot di ore di guida. Siamo fermati qui nell'officina di Mr. Leopold per dare una controllatina a tutti i mezzi e adesso era tutto a posto. Abbiamo Mr. Leopold davanti che ci sta facendo strada. Non so se ci sente per CB, Mr. Leopold. Sento, sono Bene, concentrato bene. sulla guida qua per evitare gli alberi. Vedo che ci sono abbastanza alberi in questa zona. Lei si ricorda, vero, la strada? Perché io me la ricordo malapena. Ecco, Qua dobbiamo girare a sinistra, vale, metto anche la freccia. mettiamo la freccia che non si sa mai. Che fra poco dovrò controllare il carico perché mi sembra un po' sbilanciato. Noto, 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 noto. Mi fermo subito, va. Non Ok, vorrei perdere il carico. mettiamo le quattro frecce. Tanto che do una controllatina anche io al mio. Esatto, di una controllata intanto. Allora qua sembra tutto a posto. Qua sembra bello stabile. Comunque ci sta giusto, giusto lo Zaccaria, Giusto al pelo, direi. Avanza, forse sporge appena appena, ma Ma sì, è all'esterno contro il fosso, quindi. speriamo che vada bene. Ma sì, tanto Poi ormai direi. Pronto? e Via. provo. Vai. Proviamo qua. Però con un po' gli alberi, speriamo di non rimanere Ma sì, impigliati in in qualche teoria. ramo. Comunque abbiamo trovato meno traffico e ci abbiamo messo meno tempo dell'altra volta, del giro scorso. No, aspetta, devo controllare il carico perché mi sa che non l'avevo legato bene. Siamo in salita, vedo che si muove un po' anche il mio, speriamo. Ah, guarda se ho messo il freno a mano nel T7. Vedi che non c'è mica freno a mano. Oh, adesso è tirato. Posto, Leopold. Bah, proviamo. È un'impresa qua, questa salita. Eccoci arrivati finalmente, siamo arrivati in farm. Oh, arrivati nella mia bellissima nuova farm. Devo ancora iniziare a pagare, ma Dettagli, dici? dettagli, ma sì. Tanto tiriamo giù qua. Iniziamo così si abbassa ancora di più. Tanto io scarico qua il mio olio. Inversore indietro. Freno a mano l'abbiamo tirato via. Ok, via. Andiamo via. Adesso lo appoggio lì. Allora. Ah, chi è Chi è qua? arrivato? Ah, Mr. Chatterley. Chi è che è arrivato? Freno a mano. Non vedo chi è arrivato. Buongiorno, signor Leopold, Buongiorno, buongiorno, Chantalin, buongiorno. buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Oh, signor Agri, buongiorno, Buongiorno, buongiorno. signor Chantalin, buongiorno. Buongiorno. E nel passare ho visto che c'era lì ancora un po' di uva, ho preso un paio di cassettine ad uso personale. Va bene. Allora, Allora, come siamo messi? ma ha comprato mezzi qua? Ma sono mezzi che avevo un'altra azienda. Ma non aveva detto che non aveva niente, Mister Leopold, non aveva detto che piangeva, Infatti, piangeva miseria, che non aveva esatto. niente, che non poteva spendere 1 milione, che doveva comprare tutti gli attrezzi, che gli Infatti mi dovevo ricordo questa lasciare il cosa trattore, che. gli dovevo lasciare questo e Ma quello.
perché aveva detto pochi soldi e niente mezzi, mi ricordo. Sì, infatti, frase. Che non aveva niente. Allora, sinceramente, io non li dovevo portare qua. Il problema è che chi ha preso tutta la zona, questa industria cinese, giapponese, alla fine i mezzi non li hanno voluti, mi hanno pagato per portarli via, sinceramente. Quindi, pure, pure dati i soldi per portarvi i mezzi. Sì, sì, è una roba impressionante. Quindi, ecco, allora, guardali qui, c'entrali qua, due class. No, un class c'è sempre stato, questo c'è sempre stato. Ah, questo è quello che gli ho lasciato io. Esatto. Cos'è sta roba qua? Cos'è sta roba? Sta colore verde con i cerchi. Guarda, guarda, guarda che botte per... E ha voluto che gli lasciassi il mio catorcio. E aveva... Guarda te che botte che aveva questo. Ma io non so... No, aspetta. Allora, i documenti dobbiamo ancora firmarli. Qui bisogna aggiungere qualche numerino a quelle cifre, perché... O se no, Mr. Leopold, già che è qua, mi carichi il 110 che lo portiamo via, va là? Giusto, no, qui a portata di mano. Trattori ne ha da vendere. Cos'è che ha parcheggiato là in fondo, che avanza fuori dal capannone anche, che vedo lì in fondo? Cos'è quella roba azzurra lì? T7 con un rimorchio. T7, ciao, sì. Un T7, con lo Zaccaria, va che razza di cassone. E io gli devo lasciare qua il mio 110. Ma tipo, signor Leopold, se... Guarda, quando ha finito... Guarda, c'è già un rimorchio libero. Lo carichiamo subito e me lo porta su nuova azienda. Gli accordi... Cosa è no? Dov'è? Sì, gli accordi erano anche che lei non aveva niente e allora le ho lasciato qualche attrezzatura e un po' di soldini di sconto per farle un piacere, perché mi premeva farle iniziare... Ma io, allora, Ciantellina, adesso sinceramente io non dovevo aver niente, quello è il problema, ma hanno... Ecco. Alla fine non è mica colpa mia, Vabbè, allora non è colpa mia, ma il 110 lo portiamo via. Ma no, ecco, rima. Ma allora signor Leopold, facciamo così, gli lasciamo il 110, ricarichiamo il class qui, il 420, esatto. Voilà. Il 410, l'Arion. Ah, per me va bene. L'Arion, posso portare via l'Arion? Però non quanto me lo valuta, signor Leopold? Glielo vendo, è nuovo, quante ore ha? Non ha neanche 3 ore praticamente, ecco, no, di cui ore. Una gliel'ha fatta su il signor Agri qui. No, neanche una in realtà, 0,3, ecco. Guarda il mio class, guarda il mio class, guarda, vai a vedere. Sta roba cos'è, 71 ore mi... Guarda 800 action, però tanta roba qua, 800 action. Sì, infatti. Beh, siamo già sui 300 qua. No, siamo sotto i 200 cavalli. No, non parlavo di bam bam bam. Guarda con il sarchiatore. Il cingolato qui. Il bredal, ce l'ho anch'io il bredal, ma me lo sono portato via. Che se lo sapevo gli lasciavo il mio, mi prendevo questo che ha l'ampliamento sopra. Il mio non ce l'ha. Sta lama stavo guardando, è una lama da mais? Sì, lama da mais per la metitrebbia. Ah, ecco. Cioè, piangeva anche la metitrebbia. Io non dovevo aver niente, ribadisco. Alla fine la trebbia, che trebbia ha? Una class tucano. Sì, e dov'è? Sta arrivando, vero? Mi sta arrivando. Sì, è in viaggio. Allora, quindi, parlando di cose ricapitolando, parlando di cose serie, no, lei non deve andare da nessuna parte. Allora, visto che il signor piange merenda qui, allora avevamo detto 1.200.000 euro, no, giusto, Mr. Leopold? No, un euro in meno, quindi 1.190.000. Ah, è vero, 1.199.999 euro. Era 1 milione, esatto.
un milione esatto. Sì. E 110. Più il 110, esatto, che quello Mr. Leopold lo ricarichiamo e lo portiamo a fare. Allora facciamo un po' di sconto. No, ma ti può figurare, ci può figurare. Va, Ratrizzi che è qua. Ma devo tutti fare la revisione. Ma signor Ciantali, non mi aveva chiesto, le interessava mica un irroratore. Stava valutando di comprarlo. Sì, però... trainato è troppo grande, no? È comodo, sì, ma è sempre della Hardy. Sto guardando anch'io per un Hardy, però quello a zainetto. Qui in questa zona i campi sono belli spaziosi, non ci sono recinti, muretti tra un campo e l'altro, quindi trainato va benissimo. Io nell'azienda che ho comprato ho spazi ridotti, quindi mi serve a zainetto, che almeno è più comodo da muoversi. No, capito. Ah, io ci metterò sotto il 110 a quell'arco. No. Ne compro uno? No, questo qua. Ah, questo viene via, mi ha detto che carichiamo sul sì. No. Allora carichiamo il clasco, cosa dovrà caricare un po' sotto una giù a camion vuoto. Non si preoccupi. Il class qua. Allora, sa cosa facciamo, signor Leopold? Allora, gli tiene su qualcosa in più sui viaggi e mi lascia giù qualcosa a me sui viaggi. No? Praticamente una parte dei miei viaggi li paga il signor. Esatto. Ah, grazie, molto gentile. Prego. Molto, molto gentile. No, a parte gli scherzi, che dopo io devo andare. Sì, avevamo detto il bonifico, sono venuto apposta, dobbiamo firmare gli ultimi documenti. Adesso prendo in mano così. Il tablet e glielo faccio. Il tablet. Sì, mi faccia. Sì, tanto mi arriva la notifica sul cellulare se mi arriva un bonifico, quindi. Quando ho il bonifico firmiamo le carte dove c'è scritto che l'altro bonifico da 550.000 euro mi viene fatto. Bene, a... No. Come no? Cos'è che arriva qua? Aspetta, fa vedere il telefono. Cosa 4,50? Oh, eravamo d'accordo? No, sui documenti c'è scritto 500.000 il primo pagamento. Ah, allora si vede che è partito male. Allora, aspetta. È partito male, sì. Vediamo di fare anche gli altri 50.000 euro, se no le carte vengono via con me e può riportarsi via tutti i suoi attrezzi. Ah, boh. Ecco. È arrivato un messaggio. Ecco gli altri 50. Boh. 500 li abbiamo incassati. Esatto. Gli altri 500 in aprile. In primavera. Altri 550 500. In aprile. 50? No, 500. Guardi bene le carte. Sì, va bene. Allora, qua ci sono tutti i documenti, li ho firmati io. Adesso se basta che me ne firma una copia per me. Adesso mi appoggio qui sul rimorchio. Ecco qua. Perfetto. Tengo. Ottimo. Benone. E niente. Adesso io piano piano inizierò a costruire le porcilaie e tutto e così. Ho capito, va bene. Dopo quando è tutto finito la chiamerò io a fare una visita. Le ho lasciato anche più mais di quello che avevamo pattuito, grazie loro, visto che parte con i maiali. Sì, esatto, certo. Adesso infatti voglio sentire da Mr. Leopold se lui riesce a farmi le costruzioni per l'allevamento e vediamo se è disposto a farlo, altrimenti mi tocca chiamare un altro rivenditore. Cosa che ero lì che stavo guardando il classico. Ma no, perché devo costruire delle porcilaie da. Ah sì, due porcilaie da 300 capi l'una. Voi come officine Leopold riuscireste a tirarle fuori, cioè a farle? Officine Leopold no, se vuole c'ho un'azienda di fiducia sulla quale di solito ci appoggiamo per queste cose, li metto in contatto, faccio venire qui il rappresentante e fanno loro. Ecco, sono abbastanza bravi a lavorare, quindi io mi appoggio sempre a loro anche quando siamo le cose per me. Quindi. Bene, allora va bene. Dopo mi metterà lei in contatto con questa gente? Sì. Perfetto.
Niente, allora io i soldi a Chantelin li ho dati. E... io vi saluto. Io vado. Mi ha rubato due casse di uva. Ma no, sono mie. Eh no. Come no? Eh no. Tecnicamente le ha caricate prima che... Io le ho venduto il vigneto, non i prodotti del vigneto. Non è... col vigneto ci sono anche i prodotti del vigneto. No. Io le ho venduto il vigneto, non i prodotti che c'erano pronti del vigneto. Perciò gli altri tre bancali di uva, se vuole, mi fermo a prenderli col pick up. No, grazie. Ecco, prego. No, grazie. Niente, io vi saluto che devo scappare. Qua dobbiamo finire. Che dopo... devo farmi il viaggio di ritorno. Presto arriverà la Mititrebbia, quindi... Allora, visto che mi ha pagato il signor Agri, ci vediamo nei prossimi giorni, che pago lei, Mr. Leopold, sì? Ok, va benissimo. Perfetto. Benone, comunque, signor Agri, se le serve per qualsiasi cosa, il mio numero ce l'ha, mi sì, chiami, insomma. La disturbo sicuramente. Sì, al limite, se non dovrebbe aver problemi neanche con i proprietari delle fabbriche, ma se dovessero farle dei problemi per... prenderle i prodotti, le mi chiami pure, ti tiro io le orecchie. Perfetto, la ringrazio. Benone, arrivederci, buona giornata. Salve, salve. Arrivederci, signor Apple. Ciantali. Niente, proviamo a scaricarla con il 110 e i forconi. Proviamo. Provi. Ragazzi, buona serata. Niente, adesso proviamo. Allora. Buono ragazzi, abbiamo finito di scaricare, adesso andiamo giù a riportare i camion da Mr. Leopold, perché i camion sono suoi, giustamente. O no, sì, direi di sì. Per un attimo sembra di aver visto un pick... mi sembra di aver visto un pick up girare, ma ci ho sbagliato. Non ci sarà ancora qui Chantalin qui in mezzo? No, è già andato, aveva fretta. Ma dice che aveva fretta, poi certo lo sa. Ma andiamo giù, che dovrebbe essere arrivata la Trebbia, o no Spiro? Mi ha chiamato 10 minuti fa l'autista, sì, che è già arrivata giù, è già nel piazzale, pronta per il ritiro. Perfetto. Niente, ci vediamo quando andiamo in negozio. Eccoci. Allora. Eccoci qua. Allora, metti Trebbia qui da ritirare. Ok. E la lama la purtroppo non era riparabile, era danneggiata e costava di più che sì, costava di meno a comprarla nuova praticamente che a ripararla, quindi siccome avevo qua questa le do fuori a pari questa qui, che tanto le dimensioni sono le stesse, quindi non cambia certo, assolutamente nulla, poi quella là vedrò di sistemarla in qualche modo. Va bene. Se non è riparabile c'è poco da farsi. No, penso di questa. Niente, se vuole mi metto davanti io col pick up. Sì, sarebbe meglio che così se passa una polizia, così è meglio stare sul tranquillo. Ah, la mia bimba. Almeno fino all'incrocio là dove... Ma sì. Fino lì va bene. Dopo là probabilmente ci abita solo lei sopra. Sì, va. Mister Leopold, mi può agganciare la lama gentilmente? Subito, sono composta. Perfetto. Buono? Buono. Ottimo. Perfetto. Grazie. Via che andiamo. Vai che mi va. Vediamo che non arrivi nessuno sulla strada. Speriamo. Vediamo un po'. No, sembra tutto tranquillo. Tutto tranquillo. Metto davanti io così eventualmente. Se arriva qualcuno, ottimo, lo blocco. Sta arrivando una macchina. Ecco. Ma chi è? Chi è che rompe le scatole?
Eccolo. Ma chi è sto qua? Però. Ah però. Cioè, il futtivendolo del paese. Buongiorno. Buongiorno. La mia uva. La mia uva. Signor Agri, salve. Sì. Una cosa, si assicuri che se passa la polizia è più facile che fermi lui che non fermi noi. Ah, esatto, questo sì. Ah, comunque me l'ha messa nuovo qua la Trevia, Leo. Proprio... Sì, ha fatto un bel lavoro. Sì. Opla. Guardi, qua le chiuso la strada così. Perfetto, la ringrazio. Dopo mandi la fattura che dopo ci mettiamo a posto. Va bene. Saluti. Salve. Niente ragazzi, andiamo su in farm, mettiamo giù la trebbia, poi valutiamo cosa fare.